Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Jumper T-Lite, radiocomando multiprotocollo di fascia economica. Se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo un set di adesivi e una guida veloce. L'espansione per i moduli esterni che vedremo più nel dettaglio dopo. Un cavo USB di tipo C e un'antenna da 2.4 GHz. Un box per batterie 18650. Ed infine la nostra Jumper T-Lite. Nella radio troviamo questi due avvisi, vediamo di capire subito di cosa si tratta. Il primo avviso ci dice di non accendere la radio senza l'antenna inserita, questo perché se non mettiamo l'antenna il modulo interno inizierà a surriscaldarsi fino ad arrivare a danneggiarsi irrimediabilmente. Quindi per evitare qualsiasi problema inseriamo l'antenna e non corriamo nessun rischio. L'avviso di sotto ci dice di fare attenzione a rispettare la polarità quando inseriamo la batteria. Questo perché la radio non ha un circuito di protezione e se mettiamo la batteria al contrario la scheda interna si brucerà immediatamente. Per quanto riguarda la batteria, lo slot è predisposto per una Lion 18650. Io consiglio le Samsung 30Q, le uso già da un po' di tempo e mi trovo molto bene. In descrizione vi lascio qualche link su dove acquistarle. Per quanto riguarda la polarità, abbiamo il positivo sulla destra ed il negativo sulla sinistra. Se la vostra batteria dovesse fare del gioco all'interno, basterà spostare leggermente questa linguetta in avanti, tuttavia la mia non presentava questo problema. Una volta inserita la batteria facendo attenzione alla polarità, chiudiamo il coperchio. Ok, dopo aver rimosso questi warnings, possiamo concentrarci sulla radio. La Jumper T-Lite si presenta come una radio compatta stile J-Pad, con gli stick facilmente raggiungibili. In fase di acquisto possiamo scegliere se prenderla in modo 1 o in modo 2. Alla fine però non fa molta differenza perché possiamo cambiare modo semplicemente invertendo i gimbal. Ho già realizzato un video su come fare, ve lo lascio linkato in descrizione. A proposito degli stick, questa radio ha di serie i gimbal Hall Sensor, che hanno un sistema digitale che non risente dell'effetto usura. A differenza di gimbal con potenziometro, quelli Hall mantengono la precisione invariata nel tempo. Attenzione però che non basta dire gimbal Hall Sensor per avere automaticamente un gimbal di qualità. Infatti anche tra gli Hall Sensor possono esserci quelli migliori e quelli con una qualità più bassa. Ed infatti il movimento di questi gimbal non mi sembra esattamente lo stesso per tutti gli assi. La resistenza dell'asse del pitch è maggiore di quella del roll, e anche mandare lo stick a sinistra è più morbido di quanto non sia mandarlo a destra. Insomma, per farla breve, questi gimbal, pur essendo Hall Sensor, non sono proprio il massimo. Le dimensioni della T-Lite sono molto contenute, parliamo di 16x12 cm. La profondità è di circa 5 cm. Il peso della radio senza batteria è poco più di 200 grammi. Sempre sulla parte superiore abbiamo tutti i tasti che servono per usare la radio. Queste piccole frecce sono relative ai trim, anche se per un drone FPV non si usano più di tanto. Questo perché tutte le regolazioni si fanno direttamente dal menu di sistema, comunque può tornare sempre utile averli. Questo tasto grande è per accendere la radio, come sempre basterà premerlo per qualche secondo. Come abbiamo visto, la T-Lite è basata su OpenTX, che è ufficialmente supportata dal team di sviluppo. Avrete sicuramente notato le voci custom, queste fanno parte del pacchetto voci che ho realizzato qualche tempo fa e sono pienamente compatibili anche con questo modello. Se ve le siete perse, vi lascio il video in descrizione. I tasti qua sopra servono per navigare su OpenTX, questo tasto è per il menu sistema e questo per il menu configurazione modelli. Abbiamo invio e indietro sulla sinistra e su e giù sulla destra. Con i tasti in questo modo muoversi all'interno del sistema risulta semplice e veloce. Il display è da 1.3 pollici con risoluzione 128x64 pixel. Come dimensioni è in linea quello delle altre radio su questo formato, come la X-Lite o la Tango 2. La Jumper T-Lite ci mette a disposizione 4 switch, la A e la B a 3 posizioni e la C e la D a 2 posizioni. Personalmente avrei preferito che una di queste due fosse stata momentanea, in modo da poter impostare il prearm su una di esse. Sempre su questo lato abbiamo un ingresso jack, lo slot per la microSD ed una porta USB di tipo C.
La porta USB può essere usata sia per ricaricare la batteria della radio che per il simulatore. Ovviamente sono compatibili tutti quelli più usati come Liftoff, Velocidrone, DRL, DCL e così via. Come abbiamo detto all'inizio recensione, la Jumper T-Lite è una radio multiprotocollo, ovvero compatibile con riceventi a 2.4 GHz di diverse marche, come FlySky, FRSky, Spectrum e tante altre. In fase di acquisto possiamo scegliere due versioni, JP 4-in-1 o CC 2500. Il modulo JP 4-in-1 è quello più completo ed integra 4 processori per avere la massima compatibilità con il maggior numero di riceventi possibile. Il modulo CC 2500 invece è più limitato ed ha la compatibilità con riceventi dal protocollo SBUS e derivate. Quindi se usate solo riceventi FRSky o compatibili come ad esempio quelle di Otto integrate nei microdroni, potete prendere la versione CC 2500 e risparmiare qualcosina. Se invece avete delle riceventi FlySky come YASB, A8S eccetera, scegliete il modulo JP 4-in-1, stesso discorso se dovete usare delle riceventi Spectrum. Oltre ad avere un modulo interno multiprotocollo, la Jumper T-Lite ci offre la possibilità di usare i moduli esterni. Nella parte posteriore della radio infatti notiamo questo adesivo che nasconde un foro, che serve per far passare il cavo dell'espansione in moduli che ci viene fornita con la radio. Prima di installare l'alloggio per i moduli esterni vorrei fare una piccola parentesi. Come possiamo notare, la T-Lite non dispone di un anello per usare una tracolla. Su una radio così leggera non è una cosa essenziale, però potrebbe capitare che magari state andando a recuperare il drone e volete portarvi appresso la radio. Avere la possibilità di lasciarla appesa al collo per avere le mani libere risulta molto comodo, soprattutto quando dovete staccare la batteria. Per risolvere questo problema semplicemente potete farvi una stampa 3D, su Thingiverse ce ne sono di vari modelli. Io ho scelto questa che è compatibile con i moduli esterni, vi lascio il link al file in descrizione. Quindi monterò l'alloggio moduli esterni con questo supporto. Se voi non l'avete non cambia molto, il procedimento è lo stesso. Rimuovo queste 8 viti per togliere la cover posteriore. Faccio passare il cavetto dentro il foro. Per finire blocco il portamodulo con le viti che ci vengono fornite in dotazione. Quindi collego il connettore in questo slot della scheda e sistemo la cover posteriore. Se avete staccato l'alimentazione non dimenticatevi di ricollegarla. Una volta montato l'alloggio possiamo installare un modulo esterno e la scelta principale potrebbe essere un Crossfair Nano TX. Attenzione però perché non è tutto oro quello che luccica, infatti i moduli esterni, Crossfair compreso, necessitano di batterie da 2 celle per funzionare. La piccola T-Lite invece mette a disposizione una batteria da una singola cella che non è sufficiente per far funzionare i moduli esterni al massimo della loro potenza. Per questo motivo i moduli possono essere usati al minimo, cioè 25 mW. Quindi sebbene questa radio dia la possibilità di usare i moduli esterni, se avete necessità di usare un crossfire potrebbe non essere la scelta ideale. E proprio queste considerazioni ci portano alla parte finale della recensione. Infatti la Jumper T-Lite a prima vista potrebbe sembrare un'alternativa alla X-Lite o alla TBS Tango 2. Purtroppo confrontandola con la proposta FRSky bisogna dire che la qualità dei gimbal non è nemmeno lontanamente paragonabile. Inoltre la X-Lite è alimentata da 2 batterie, il che la rende capace di sfruttare i moduli esterni al massimo della loro potenza, senza contare una maggiore rifinitura e qualità dei materiali. Stesso discorso se la paragoniamo alla Tango 2, anche qui parliamo di una radio molto curata e di ottima qualità. Detto questo, la Jumper al momento è la radio più economica che ci mette a disposizione OpenTX e modulo multiprotocollo. Questa a mio parere la rende come il punto di partenza quando scegliamo una nuova radio. Ad oggi infatti scegliere una più economica come la FlySky F66 non ha più molto senso. Tuttavia nella scelta di una radio bisogna anche valutare con quale tipo di modelli verrà utilizzata. Se cercate una radio per un 5 pollici onestamente ve la sconsiglio perché a mio parere non riesce a garantire una buona esperienza. In questo caso scegliete direttamente qualcosa di più adatto come una TX16S, QX7 o X9D+. Se invece state cercando una radio da abbinare un microdrone come un Mubula 6, Trashcan, Eitina, Crux 3 e simili, allora potete anche valutarla. Come radio non è il massimo e sicuramente si trova di meglio, ma se dovete contenere i costi e il budget non permette di andare oltre, allora potete anche prenderla in considerazione.
Per oggi è tutto, questa era la mia recensione della Jumper T-Lite. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.